dal giardino nascosto di casa Vitullo. Allora, oggi faccio vedere un tutorial su come decorare delle tazze di ceramica bianche con un motivo a pianoforte. Vi faccio solo notare che ad un certo punto inizierò ad usare un pennellino, perché ho trovato molto più semplice, molto più pratico stendere il colore col pennellino anziché con il pennino della penna per ceramica. Allora, in attesa che arrivi questo temporale, vi saluto. Ciao! Per decorare una tazza come questa, una tazza da tè dalle dimensioni normali, ho utilizzato un pennarello nero, di quelli che servono per la decorazione della ceramica e del vetro, naturalmente. Questo è un pennarello di Marabu, Porcelain Painter, vedete? Si trova molto facilmente in commercio. Io l'ho trovato nel Brico Center all'interno dello Shan, ma è facilissimo trovarlo anche nei vari colorifici. Il colore nero. Sulla confezione è anche riportato come va trattato il colore una volta realizzata la decorazione, ovvero gli oggetti decorati vanno poi passati in forno a 160 gradi per mezz'ora. Questo lo vedremo però in un secondo momento. Allora, questa è la tazza che ho usato, è una tazza dalla forma tronco conica. Naturalmente potete usare anche tazze dalla forma cilindrica, che è anche più facile decorare. L'importante è che la superficie sia liscia e senza rilievi. Poi avrete bisogno di poco altro. Tenete a portata di mano un po' di alcol, uno straccetto ed eventualmente anche qualche batuffolo, qualche cotton fioc come questo, per pulire le eventuali sbavature, imperfezioni ed errori. È infatti sempre possibile tornare indietro nel caso vogliate correggere degli errori o eliminare tutta la decorazione. Allora, vi mostro brevemente la sequenza. Questa è la sequenza della decorazione, i tasti neri del pianoforte che ho cercato di, questo è un disegno molto semplice, ho cercato di realizzare in maniera più possibile verosimile, sono disposti in questo modo. Il primo, vedete, rispetto a questo asse centrale, rispetto a questa linea nera, è un po' scivolato verso sinistra, il secondo verso destra, il terzo verso sinistra, il quarto è centrato e il quinto un po' verso destra. Allora, cose di cui avrete bisogno: dei fogli quadrettati come questi, una riga o una squadra, un abiro, una matita, ovviamente una gomma per cancellare. Per realizzare la mascherina, perché avremo bisogno anche di una mascherina, io ho usato del foglio, un foglio di acetato per creare, vedete, una mascherina come questa che mi permetta di fare i tasti neri con un pochino più di precisione. Naturalmente, se avete una buona mano e volete andare a mano libera, lo potete fare perfettamente. La forbice, naturalmente, il pennarello, ho usato un goniometro per il disegno che sto per fare, il modello. E poi questo è un pennarello qualsiasi. Io consiglio infatti di fare una prova con un pennarello nero qualsiasi prima di quella definitiva. Allora, per poter riportare il disegno sulla superficie della tazza, io ho fatto un piccolo modello che mi permette di avere una suddivisione della superficie abbastanza precisa, magari non precisissima, ma sufficientemente precisa. E allora ho fatto in questo modo. Ho disegnato sulla carta le due circonferenze, quella dell'imboccatura e quella del fondo. In questo modo ho utilizzato un abiro. E ho disegnato i due cerchi uno accanto all'altro. Ora, di questi due cerchi devo individuare il centro. Per trovare il centro, con una matita, perché poi la cancellerò, ho fatto così, un po' come ci hanno insegnato alle scuole elementari, forse vi ricordate anche voi.
quando ci facevano inscrivere il cerchio all'interno di un parallelogramma, così, in questo modo. Adesso traccio due diagonali che passano dall'intersezione delle linee disegnate. Non è un disegno precisissimo, ma va bene per il nostro scopo, insomma. Allora, adesso per tracciare gli spicchi che poi corrispondono ai vari tasti del pianoforte, io faccio in questa maniera. Sicuramente ci sono anche modi migliori, però io ho trovato comodo fare così. Allora, col goniometro, punto il goniometro al centro, vedete, della circonferenza in questo modo. Allora, ho calcolato che dividendo la superficie del cerchio in 7 spicchi, dovrò ricavarne spicchi che abbiano un'angolazione di 51,4 gradi. Naturalmente i decimali li lasceremo perdere perché insomma non è il caso di essere così precisi e poi comunque sarebbe difficile riportarli col goniometro. Però ogni spicchio dovrà avere questa angolazione di 51 gradi per arrivare ad un totale ovviamente di circa 360. Allora io farò in questo modo, traccio prima di tutto una linea di base, poi 51, ecco qui, anzi lo devo fare con la biro, è meglio, eccola. Traccio subito il primo tasto. Esco un pochino fuori dal perimetro, in questo modo, proprio come un raggio che va verso l'esterno. Poi punto di nuovo il goniometro sul centro, ok? Allineo la base, il diametro del goniometro con l'ultima linea che ho tracciato e di nuovo individuo 51 gradi, ok? Traccio la linea. Vado avanti così fino a completare il giro. Ecco, ora faccio la stessa cosa con il cerchio più piccolo, la stessa identica. Ecco, una volta fatto il disegno, prendo la tazza e trasferisco i punti di incontro dei raggi con la circonferenza sulla superficie. Allora, la prima cosa da fare è pulire bene la tazza con un pochino di alcol e sgrassarla. Ecco, poi passiamo alla decorazione. Allora, dobbiamo trasferire, partiamo dall'imboccatura, trasferiamo questi punti. Una piccola annotazione sul pennarello. Qualche volta mi sono trovata in difficoltà ad utilizzare bene il pennarello, che poi vedete nel mio caso lascia anche una goccia di vernice, perde anche una goccia di vernice. Allora,
Io ho notato che è possibile disegnare piuttosto bene utilizzando la punta di questo pennarello come se fosse, diciamo, un pennello, cioè faccio cadere una goccia di inchiostro, anzi scusate, di vernice su un pezzetto di carta, poi spero si veda, dopodiché utilizzo proprio la punta come pennello e continuo la decorazione. Piano piano giro, faccio giusto un punto, qui l'ho spostato io. Ora un paio di punti. Ora devo fare la stessa cosa con la base. Allora, una linea la faccio io, la preparo io, in modo che poi possa avere un riferimento per gli altri punti. Prendo un po' di scotch. Vi dicevo, la prima linea la disegno, diciamo, d'occhio. L'importante è che sia diritta, vedete, in questo modo. Allora, da qui devo trovare l'impugnatura giusta. Con la luce giusta. Allora, ecco, vedi, qui già devo fare scendere una goccia di vernice perché sennò non scorre bene il pennarello. Ok, eccola qui. Vi dicevo che non, per me non è essenziale andare diritti, però ognuno può cercare naturalmente la precisione e non andare diritti, ma essere precisissimi. Ognuno può cercare la precisione che desidera, insomma. Attenzione a metterne comunque troppa tutta in una volta perché vi sbaverà molto. Ora non è un grave problema se la vernice sbava perché si può sempre pulire con uno straccetto con o senza alcol, a seconda di come vi trovate, quindi diciamo non è un dramma sbagliare in questo caso. Non dovrebbe esserlo mai. Allora, prova a togliere. Adesso qui sotto vedo che è un po' si è sporcato, però nulla di male. Allora, lo scotch lo dobbiamo cambiare. Io faccio così, semplicemente. Questo non succede sempre, ogni tanto. Adesso ho fatto varie ripetizioni, tanto in tanto capita. Dipende dalla quantità di vernice sul pennello, cioè sul pennino in realtà. Ok, io penso che lascerò così, non mi dispiace così, in questo modo. Allora, una cosa da fare è, per quanto riguarda le linee, magari non più di tanto, ma quando farete i riempimenti, ovvero i tasti neri, lasciare asciugare. Adesso posso finalmente puntare, ho questo riferimento e segno gli altri punti. Ok, cerco di centrarlo al meglio e segno gli altri punti. Giro piano piano. Faccio un puntino. Ovviamente potete anche comprare un pennarello con una punta più grossa per terminare la decorazione con i tasti neri, è una scelta vostra. Se siete ostinati come me e avete deciso che dovete finire così, invece potete tranquillamente continuare. Allora, ecco fatto. Ora finalmente mi posso liberare del foglio. Devo continuare, devo semplicemente fare queste linee nere. Io continuerò ad usare lo scotch che dovrò cambiare di volta in volta. Se usate il righello o la squadra, quello che avete, ricordatevi di pulire ogni volta in questo modo, mentre lo usate, di pulire sempre il margine. Così. Vediamo se scrive da sé o gli devo dare una mano.
Allora, perché all'inizio scriveva. Ok, allora faccio scendere la solita goccina di vernice e vado. Sono uscita un po', vediamo se sta male, se no lo toglierò. Poi alla fine comunque un ritocco bisognerà farlo con uno straccetto, cercando di togliere l'eccesso o le sbavature eccessive, appunto. Ok. Arriviamo fino alla fine, ovviamente. Ecco fatto, allora facciamo ancora in tempo ad intervenire per le eventuali correzioni e puliture. Intanto però facciamo i tasti neri. La mascherina è fatta in questo modo, è un semplice dente mancante su un foglietto di acetato. La larghezza è di circa 1,5 cm, dello spazio vuoto intendo dire, di 1,5 cm per 4. Ok, questa è la misura che ho valutato giusta per fare i tasti neri. Allora, seguendo il motivo che vi ho fatto vedere prima, e partendo dalla parte più vicina al manico, farò in questo modo. La prima linea rimane così vuota, poi primo tasto leggermente spostato a sinistra e così posiziono questo tasto. Okay? Adesso sicuramente usciranno delle piccole sbavature, ma la cosa è piuttosto inevitabile per quello che ho potuto verificare. La colla spray riposizionabile in questo caso non funziona, ho provato, ma non funziona perché insomma la superficie è troppo liscia. Allora metto un po' di vernice in modo abbondante partendo dal centro e piano piano cerco di farlo scivolare verso l'esterno. Faccio scendere una goccia di vernice, eccola qua. Aspettiamo un paio di minuti, 2 o 3 minuti prima di proseguire, intanto ne approfittiamo per pulire i margini. Puliamo la mascherina e proseguiamo. Il secondo tasto è più spostato verso destra. Ecco, ora saltiamo la prossima riga, passiamo a quest'altra, facciamo in pratica il terzo tasto e questo deve essere un po' decentrato verso sinistra. Ecco, il quarto tasto è il seguente ed è ben centrato sulla linea nera.
ecco, non ci rimane da fare che l'ultimo tasto, che noi faremo un pochino spostato a destra. Allora, ecco le tazze. Allora, adesso le lascerò asciugare 4 ore e poi le infornerò. Tra un attimo vi mostro il risultato finale. Quando il forno è spento, posso ritirare le tazze. Ecco le tazze finite. E voilà. Spero che questo video vi sia piaciuto e che l'idea possa tornarvi utile. Ciao, un bacione! Thank you.